lui è un testimonial di questa legge perché è stato insignito nel 2022 di ambasciatore abruzzese nel mondo. Oggi ne valorizziamo ulteriormente i suoi lavori, i capolavori, possiamo dire, con il suo nuovo libro, la sua nuova uscita che oggi abbiamo proposto qui alla stampa, perché è importante seguire quelle che sono le attività di coloro che rappresentano degnamente l'Abruzzo al di fuori dei confini attraverso il loro intelletto, la loro arte, la loro attività lavorativa, che non possiamo far altro che arricchire con orgoglio questo palmarès che oggi ci consegna qui all'interno del Consiglio regionale. Abbiamo avuto una conferenza anche dei capigruppo dove abbiamo, a seguito di una sospensione di qualche anno, ripreso l'attività per il riconoscimento di altre figure, quindi a ottobre probabilmente ci saranno anche nuove personalità che riceveranno questo prestigioso riconoscimento. È un libro di poesia, un canzoniere che raccoglie dei lavori, dei testi poetici che ho composto nell'arco di 25 anni. È stata un po' una scelta, è stata una necessità di pubblicare questo libro di poesie, perché scrivere poesie è un'attività che mi ha accompagnato nella mia carriera di compositore. E a un certo punto, avendole musicate e avendole utilizzate nelle mie partiture, è arrivato un momento in cui è sembrato naturale pubblicarle, e in qualche modo aggiunge la parola un significato ulteriore, quindi suoni ulteriori, al suono tout court. Quindi si è aggiunta si è aggiunto il significato della parola, del suono, del fonema, perché quando la poesia ha questo elemento fonetico è musica pura, aggiunge un significato ulteriore alla musica, ecco.